Era stato annunciato appena tre settimane fa dal sindaco Silvetti, ma nelle scorse ore è finalmente arrivata l'ufficialità. Massimo Gadda sarà l'allenatore della nuova Ancona ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. Torna così ad ammainarsi all'ombra del guasco un'autentica bandiera del calcio dorico, che da capitano fu tra i protagonisti della prima e storica promozione in Serie A nella stagione 1991-92. Lo stesso Ganda non nasconde l'emozione nell'essere tornato in quella che è sempre stata la sua casa calcistica. Allenare l'Ancona è per me un sogno e, se un sogno non ti spaventa, non è un gran sogno. Queste le prime parole da tecnico di Gaddao Meravigliau, come veniva affettuosamente soprannominato dalla tifoseria nei suoi trascorsi da calciatore, che non vede l'ora di cominciare questa nuova esperienza. Nell'attesa che venga ufficializzato nel suo ruolo di presidente Vincenzo Guerini, il mister della promozione in massima serie e che a breve raggiungerà Ancona dalla sua Sicilia, è stato completato l'organigramma societario che vedrà Francesco Ancarani nel ruolo di direttore generale. E Pietro Tamai in quello di direttore sportivo. Prevista nei prossimi giorni una conferenza stampa di presentazione che darà ufficialmente il via alla nuova stagione di un Ancona che sogna di tornare tra i professionisti il prima possibile.